Francesca Cipriani, attacco di panico sull'elicottero, Marcuzzi terrorizzata. Isola dei famosi, l'attacco di panico di Francesca Cipriani spaventa Alessia ma non convince il pubblico. L'Isola dei famosi è appena iniziata e già alla prima puntata non sono mancati i colpi di scena. Il momento che tuttavia sembra aver colpito di più il pubblico da casa ha visto protagonista l'esuberante Francesca Cipriani. L'ex pupa bionda, infatti, invitata a buttarsi dall'elicottero da Alessia Marcuzzi si sarebbe rifiutata di scendere dall'apparecchio. Urla, pianti e lacrime hanno rallentato la diretta e spaventato la conduttrice che, preoccupata anche per le sorti del pilota dell'elicottero, ha preferito far rientrare la Cipriani sulla terraferma. Francesca Cipriani all'Isola dei famosi non si butta dall'elicottero, la reazione del pubblico. La reazione di Francesca Cipriani, tuttavia, sembra aver convinto meno il pubblico da casa che, al contrario di Alessia, ha creduto poco alle lacrime della ragazza. Sui social infatti si è immediatamente scatenata l'ironia degli utenti sintonizzati sulla diretta. Questi ultimi, in particolare, dell'immagine urlante della Cipriani ne hanno fatto gif e meme divertenti come se nulla di grave fosse successo. Più che preoccupati, dunque, i telespettatori sembrerebbero solo divertiti dalla cosa al momento. Isola dei famosi, lo scherzo iniziale ai naufraghi. Uno scherzo invece riuscito e voluto dalla produzione dell'Isola dei famosi è stato quello fatto ai naufraghi all'inizio della trasmissione. A questi, infatti, avevano detto che nessuna diretta ci sarebbe stata stasera, giustificando tutto con degli impedimenti tecnici che, appunto, rendevano impossibile il collegamento con l'Italia. Una volta svelato tutto, però, i naufraghi hanno dovuto subito lasciare la casa dove erano stati ospitati fino ad oggi e prepararsi alla nuova vita sull'isola. Quando sveleranno ai concorrenti che, in realtà, gli stessi sono stati sorvegliati di nascosto quando erano in hotel? Non ci resta che aspettare per questo.